Ciao! Allora, oggi volevo provare con voi un video un po' diverso dal solito, perché ero tanto incuriosita da queste mystery bag che tutti fanno vedere nei video, che ero curiosa, però non volevo spendere soldi per una fregatura. Quindi ho detto, come facciamo? La prendo da Wish, ovviamente. Allora, è arrivata. Sì. A tema natalizio, ovviamente, perché è arrivata adesso comunque sia, vabbè, speriamo che non sia una cosa natalizia, che poi è carina, cioè piccina. È ancora chiusa, c'è il doppio nodo e c'è anche un gancetto, quindi sono anche curiosa di provarla, di vederla perché non l'ho vista. Dunque, è arrivata e ho fatto il video, quindi perché voglio aprirla assolutamente, però ne ho ordinate altre. Quindi, tra poco ci saranno altri video del genere. Allora, questa, che è carina, è bellina in cartone, si è sottile, costava 1 euro più 1 euro la spedizione, però l'ho acquistata con un gruppo d'acquisto, quindi 0,90 costava, ma avevo uno sconto al 10%, quindi 0,81 più 1 euro di spedizione, l'ho pagata 1,81 euro, quindi anche se è una fregatura o se è una sciocchezza, possiamo permettercelo. E ero curiosa, ero incuriosita, e ci sono ancora. Basta mettere mystery bag o gift, mystery gift e ci sono. Questa è carina. L'ho ordinata a gennaio, fine gennaio forse. Quindi già era finito il periodo natalizio, però ero incuriosita. È arrivata anche abbastanza bene. E io direi che a questo punto, se riesco, vorrei aprirla perché sono curiosa. Ditemi se voi avete provato queste mystery bag. Se qualcuna l'avete vista, non riesco ad aprirla. Se qualcuna l'avete vista in giro, se ne avete provate qualcuna, se vi incuriosiscono magari quelle dei marchi più conosciuti, è proprio chiusa bene. E se per caso qualcuna l'avete provata, intanto sto cercando di aprire il fiocco. Allora, ok, ci siamo. C'è anche un gancio. Beh, era proprio chiusa. Ok. Allora, pronti? Non lo so cos'è. Non lo so cos'è. Guardate prima voi. Ok? Cos'è? 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 È una collana. Fino a qui ci siamo. Adesso la tolgo dalla plastica perché voglio capire. Che cos'è? No, vabbè, ma no, così? Come si mette? Cioè, quindi, no, devo togliere anche il gancetto perché non riesco a capire. Cioè, sembra una scopa. Sembra una scopa, però da come è messa, se questo è il gancio. È una scopa che va, non è dritta, ma è così. Proviamo, non lo so. Allora, stacchiamo il gancio. Allora, intanto il materiale è bronzata, eccolo. E poi è una, cos'è? È una scopa, sembra. Vediamo. La proviamo, facciamo prima. Allora, gancetto. Ah, sì. No. Oh, come amo i ganci al contrario. Così. Sì, così. Quindi non ci riuscirò mai ad agganciarlo al contrario, ma ci proviamo perché voglio capire. Riesco a agganciarlo. Ok, allora metto dentro questa, vediamo sul bianco. Eh sì, è una scopa. È una piccola scopa da strega. Aspettate, da strega forse, una scopa da strega. Beh, non è che c'entra molto con Natale.
Ora è carina e sicuramente la metto nel periodo di Halloween, perché comunque è 1,80 euro, ok? Però in una bag natalizia, mi aspettavo qualcosa di natalizio, sinceramente. Non è completamente un epic fail, perché comunque è carina, dai, è carina. È una scopa di una strega. Per Halloween va bene, però mi aspettavo qualcosa di natalizio, sinceramente. È anche solo un fiocco di neve, qualcosa. Ma va bene, ok, non è andata proprio benissimo, ma la scopa è carinissima, cioè è fatta bene anche nei dettagli, è fatta bene, guardate. Bella, è bella, è fatta bene nella semplicità. Vediamo se riesco a toglierla. Non ci riuscirò più. Volevo farvela vedere, eccola, volevo farvela vedere bene. Che poi queste catene, sinceramente, io a me durano tranquillamente. Anche questa l'ho presa su Wish e la tolgo solo la sera, ma è bellina. Cioè, è bella. Sembra quella di Harry Potter, forse. Cioè, con il manico un po' lavorato, qua nero, poi la lavorazione. Si vedono anche le righine del dettaglio. È bella, va bene, bella, ma la metterò più o meno per Halloween, perché non avrei altro modo per metterla se non per Halloween. Sinceramente, ok, abbiamo capito. Allora, mi aspettavo qualcosa di natalizio, però non è stato un completo epic fail, perché comunque sia è carina. E quindi va bene, per 1,80 euro ci può stare. Allora, fatemi sapere se questo sproloquio vi è piaciuto, se vi è piaciuto il video, se vi ha incuriosito, se era carino, se è meglio che evito, ma io vi avverto subito che comunque sia, ne ho acquistate altre e arriveranno, e man mano che arriveranno vi farò il video. Quindi per un po' mi supporterete. E se vi è piaciuto questo video, se vi ho tenuto compagnia almeno, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima! Ciao!